Ciao a tutti ragazzi, qua è Negozio e ben ritrovati a Bomba in questo nuovo video. Scusate l'assenza di qualche giorno, ma veramente ci sono problemi su problemi. Tipo adesso mi stanno a spaccare a casa, non so se si sente, ma mi stanno veramente distruggendo la casa. Quindi se sentite rumori sottofondo sappiate che non sono io, ma sono lì e non ci posso fare niente, perché non posso lasciare il canale inattivo per sempre. Quindi ragazzi, se sentite i rumori sapete che è quello, portate pazienza, nell'editing cercherò di tagliare le più poesie se si dovessero sentire. Bene, quest'oggi siamo qui in questo nuovo video, un po' diverso rispetto al solito, però andiamo subito su GTA che c'è Ronaldo Junior che ci sta aspettando. Quindi, vedete, mi raccomando, prima di partire, un bel like, iscrivetevi al canale, magari ditemi che se il video vi è piaciuto, perché sarà un bel video. Allora ragazzi, benissimo, ci siamo, quindi spero che siete ancora, scusami per l'assenza, siamo qui con Ronaldo Junior. È un episodio molto particolare che ho preso ispirazione dalla realtà, che sapete già c'è questa cosa, quindi non c'è bisogno che vi dica l'ovviamente taglio perché no, c'è già stata, però su GTA ragazzi penso di fare una cosa abbastanza figa. Allora, come vedete stiamo andando al parco perché Ronaldo Junior insieme a Fedez ragazzi abbiamo fatto una cosa molto particolare, cioè abbiamo messo degli avvisi dove abbiamo detto che oggi saremmo andati nel parco e avremmo giudicato gli outfit più figa, meglio io li avrei giudicati, dicendo che abbiamo usato Fedez solo per, diciamo, usarlo come sponda per far venire tutti quanti. No? E quindi ci saranno molte persone vestite a modo, anche vestite a cacchio di cane, perché questa sarà anche una parodia ragazzi, versione GTA Edition, ecco, vedetela così. E appunto quanto cacchio costa il tuo outfit. Tra cui Ronaldo Junior, cioè sapete questo format di video è abbastanza figo, è una cosa abbastanza bella. Quindi ragazzi cercheremo di farlo qui su GTA, vediamo un po' cosa ne esce, perché sicuramente ci sarà anche papà, ci saranno, come detto, Fedez, cioè tante persone che comunque si sanno vestire bene. E poi altrettanto ci saranno tante persone che non si sanno vestire proprio. Per cui, oddio scusi, oddio mo finisco in carcere. Per cui sarà un bel video ragazzi, e vi invito appunto a seguirmi su Instagram proprio per rimanere nel tema outfit. Quindi mi raccomando, trovate Real Anthony sia qui che in descrizione. Vi basta seguirmi per essere salutati nei prossimi video, quindi mi raccomando fatelo, e anche per rimanere in tema di outfit. Quindi mi raccomando ragazzi, passateci. Anche perché abbiamo sparso la voce più che a sufficienza, per cui sicuramente ci sarà della gente. E Ronaldo Junior e io ragazzi oggi voteremo appunto gli outfit delle persone. Vediamo un po' cosa ne esce da sta cosa. Anche una mezza parodia. Però ci saranno anche outfit seri, di questo ne sono sicuro. Per cui poi scannerizzeremo anche il nostro piccolo Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, che foto? Ti sei sporcato la manica di sangue? No! Vattela a pulire, va. Ok ragazzi, allora a quanto pare siamo nel parco e c'è un bel po' di gente. Attenzione, perché voglio dire, la gente è venuta, che tra l'altro riconosciamo i nostri amici. E oh, vedo un po' di persone. Vedo anche mio padre, vedo Gali, Fedez, Silvio Young signorino e i miei amici. Va bene ragazzi, allora io direi che questo episodio della quanto costa il tuo outfit può avere inizio. Iniziamo con intervistare tutti quelli che sono venuti, perché non possiamo perdere altro tempo, e vedremo chi ha l'outfit più costoso e anche l'outfit più banale e quello più divertente, perché ne vedo già alcuni. Allora, io direi che possiamo partire con Albert, che poi Albert prende il telefono e mi filma, quindi... Allora, ciao a tutti, penso che ormai mi conoscete, sono Ronaldo Junior, mi conoscete per danni che vi ho fatto, per nome di mio padre, insomma ci conosciamo da un bel po' di tempo. Grazie a tutti per essere venuti qui, faremo questo episodio di quanto costa il tuo outfit GTA 5 Edition ragazzi, ideato dal mistico Ronaldo Junior. Let's get it. Allora, Albert sta dicendo camicia Zara Basic 87,99€. Ok ragazzi, quindi noi segniamo 87,99€ più pantalone Zara Basic, anche questi 50€, quindi più 50,00€, più infine le scarpe che non si sa di che marca siano, marca sconosciuta. Infatti anche lui dice che non doveva comprarsi le scarpe di marca sconosciuta per fare quanto costa il tuo outfit. Gli diamo approssimativamente, avvertici di averle pagate, sui 70€. Quindi più 70€ ragazzi, e Albert ragazzi, nostro migliore amico, se ne esce con 207€ e 99 centesimi, che devo dire non è male per essere tutto Zara Basic. Ok, e Albert è andato. Bene Albert, vieni qui, dammi una mano a registrare, che adesso dobbiamo fare tutti. Andiamo al nostro amico. Allora, il nostro amico ci sta dicendo che anche lui pantaloni Zara 80€. Quindi qua già i pantaloni
80 euro di pantaloni da Zara, mi sembra un po' strano, sinceramente. Maglietta di Bershka, 27 euro. Attenzione, outfit della Madonna, cinta. E in più scarpe sempre di Zara, 32 euro, che in totale fanno 154 euro. Che a questo punto mi dispiace, ma Albert è il vestito più ricco di te. Grande Albert. Ok, andiamo avanti. Una giacca di Bershka pagata 60 euro. Attenzione, ragazzi, il livello si alza. Uno zainetto che non, vabbè, dice di non contare lo zaino perché l'ha regalato la mamma, quindi non sappiamo, quindi lo zaino non lo contiamo. Una maglia sempre di Stradivarius pagata sui 32 euro, quindi più 32. Una gonna Bershka pagata 17 euro. Ed infine le scarpe, quanto le pagate? Dice scarpe, sono delle scarpe che le ha regalato la mamma all'incirca 50 euro. Ragazzi, Francesca va sui 159 euro, la nostra amica, tra l'altro ex ragazza. E tra l'altro, lasciato perché si veste di merda. Allora, sentiamo Chiara Ferragni come si è vestita. Sembra molto semplice. Allora, dice di partire dalle scarpe. Scarpe Dior 600 euro. Madonna, Chiara Ferragni ha già stracciato. Vabbè, bambini, dai. Quindi facciamo 600 euro di scarpe di Chiara Ferragni, più su pantaloni. Non so di che marca siamo. Sono Zara, scommetto, vero? Sì, sono Zara. Pantaloni Zara, 50 euro. Quindi niente di che, ragazzi. Attenzione. Poi giacca, e cos'è quella specie di cappotto nero che ha? E quella maglietta Dior, che in totale fanno 300 euro. Quindi 150 più o meno l'uno, giusto? Sì. Dice, aggiungiamo 300 euro, che in totale fanno 950 euro. Attenzione, Chiara Ferragni sfiora per 50 euro un K di outfit. Grazie, Chiara, molto gentile. E ora passerei a Fedez, che è lì dietro. Fedez, vieni avanti. L'outfit di Fedez ci sta dicendo che è molto semplice, in quanto lo conosco anch'io. Scarpe Vans, che costano all'incirca 70 euro. Poi pantaloni semplici, di che marca sono? Pantaloni Roger pagati sui 150 euro. Più Box Logo Supreme con cappuccio, che all'incirca vale 1500 euro. Un po' pompato come prezzo, però aggiungiamo in più 1500 euro. E Fedez, ragazzi, raggiunge la vetta con 1720 euro. Grazie, Fede. Il prossimo penso che sia Sfera. Sfera, che dici di buttare quella canna e dirmi che cosa indossi? Scarpe di Sfera sono delle Alexander McQueen, quotate più o meno sui 500 euro. Jeans Supreme, che non abbiamo mai capito di che drop siano. Quanto pagati? 80 euro. Bene, pensavo di meno, sinceramente. Una maglietta di Zara Basic pagata 20 euro. Attenzione, Sfera con 20 euro più. Attenzione, arriva il pezzo grosso. Il giubbotto che ha è un giubbotto Moncler, pagato quanto? 1300 euro, attenzione, 1300, e supera di poco, attenzione, supera di poco Fedez, credo di sì, con 1900 euro. Le sue scarpe sono delle scarpe delle Timberland pagate 110 euro, le aggiungiamo, più pantaloni base pagati quanto? Sulla settantina di euro, che è marca ignota, più Box Logo Supreme Total Black, che non mi ricordo se esiste tecnicamente una Box Logo così perché non me la ricordo tutta memoria. La facciamo girare come media intorno ai 1300, anche perché più o meno valgono tanto. E Young Signorino, ragazzi, arriva a 1480, in questo caso arriva terzo. Per Louis Vuitton non l'avrei mai detto, sono un modello molto particolare. Pagate quanto? 700 euro. Porca miseria, 700 euro di scarpe. Mi sa che Michael qua supera un bel po'. Poi dice abito Total Emporio Armani, ovviamente for men, che costa quanto? Di attenzione, 1500 euro. Oh mio Dio! Ragazzi, Michael De Santa passa in prima posizione. Cinta in pelle Louis Vuitton pagata 3,40. Attenzione, ragazzi, Michael De Santa sta volando, non ci credo. Infine, Kipa Louis Vuitton alle sue spalle pagata quanto? 1345. Oh mio Dio, signori, voliamo per un totale di 3885 dollari, vabbè, euro, per Michael De Santa, che passa in prima posizione. Scarpe Vans pagate sulla settantina di euro. Pants, che marca sono? Levi's pagati 120 euro. Attenzione, più
più una hoodie I'm not a rapper, penso sia una custom perché non ne ho mai vista del genere, della sua linea o una linea del genere, che dice all'incirca che valga 200 euro. Vabbè, ragazzo, dice lui 200 euro, per un totale di 390, cappello escluso. Vabbè, Jax ragazzi non è un amante degli outfit, però è arrivato a 390 euro, che vabbè, non supera nessuno, ne va nella top 3. Scarpe di Gali 70 euro, pantaloni, jeans, non so, sono jeans, sì, sono jeans Levi's, edizione limitata, pagati 230 euro. Attenzione, Gali sta volando, mio Dio, beh, ancora ce ne vuole per volare. Maglietta e giacca Adidas, che in totale fanno 215 euro, ci sta dicendo Gali. Beh ragazzi, non è andato benissimo, ha totalizzato solo 515 euro. Grazie Gali, comunque figo il tuo outfit, perché comunque ricordate sempre ragazzi, non è l'outfit con soldi che fa, ma la combinazione dell'outfit stesso. Tuo padre che sarà in grado di superare Michael De Santa? Ve lo vedremo subito ragazzi. Bene, papà dice di partire subito dalle sue scarpe. Scarpe Air Jordan Chicago One per Off-White, di cui il cartellino non si sa che fine abbia fatto. Pagate quanto? 3420 euro, perché porta un numero spropositamente alto. Più una tuta Adidas, solo il pants limited edition, pagata 200 euro da papà. Attenzione, vola a 3600. Più pezzo forte ragazzi, hoodie della Fall Winter Supreme per Louis Vuitton, pagata 6500 euro. Papà tutto fiero, Sfera dice che non è possibile, e invece sì, è possibilissimo, dice Ronaldo. Più 6500 euro, Cristiano Ronaldo vola a 10.000 euro di outfit. Più zaino Louis Vuitton per uomo, pagato 1.300, papà? Sì, 1.300, questo ricordavo anch'io. Per un totale di 11.420 euro di pura devastazione di outfit di Cristiano Ronaldo, che a sorpresa di tutti ha sbaragliato tutti quanti. Nonostante ciò, papà non ha l'outfit più bello, perché a me piace molto quello di Sfera, piace molto anche quello di... Ok, questa cosa l'altro giorno la dovevi fare. Piace molto anche quello di Michael. E vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi ovviamente al canale, perché è stato veramente bello come video. Se volete altri quanto costa il tuo outfit, mi raccomando, iscrivetevi e scrivetemelo nei commenti, perché guardate anche le scarpe belle di papà, sono Air Jordan Pro White, rarissime a trovare qui allo Santos. E soprattutto ditemi se volete altri episodi, perché ci sono tante altre combinazioni di outfit da vedere. Bene, che questo video è tutto, grazie per stare anche quest'oggi con me ragazzi, per la visione, e noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Let's get it!